Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. In questo video parleremo della Guerciotti E740 Disc dello scalatore bergamasco della Bardiani CSF Faizanè Filippo Zaccanti. Iniziamo la puntata. E740 rappresenta il telaio da corsa più leggero mai realizzato dall'azienda milanese, 840 grammi. Questa è la versione disc che ha esordito alle corse a inizio 2020. La colorazione del telaio è nero opaco viola, mentre la taglia è 56. Questa è la bici che Zaccanti usa in allenamento e quindi troviamo montato il gruppo Campagnolo Record, mentre su quella da corsa c'è il Corsa Super Record. Movimento centrale sempre Campagnolo. Corone anteriori 53-39 con pedivelle da 172,5. I pedali fanno anche da misuratore di potenza e sono dell'azienda italiana Favero Assioma. Passiamo alle ruote, che sono Ursus Miura TS47 in carbonio da 47 mm di profilo, dove troviamo montate le gomme Pirelli P0. Sulle ruote troviamo montati i dischi Campagnolo da 160 mm l'anteriore e da 140 il posteriore. Il pacco pignoni è da 12 velocità, 11-29, ma se in gara ci sono salite particolarmente dure viene montato anche quello 11-32. Ci spostiamo adesso nella parte anteriore della bici, e cioè sul manubrio. Zaccanti utilizza un manubrio Deda Super Zero da 42 cm di larghezza, leggermente sagomato, un compromesso tra un manubrio aerodinamico e tradizionale. L'attacco è da 130 mm, sempre marchiato Super Zero. Passiamo ora alla sella, che è marchiata Sella Italia SL Pro Team, mentre il reggisella è Deda 0100. Portaborracce Elite Custom Race Plus. Chiudiamo con le misure. Zaccanti pedala con un'altezza sella di 74,8 cm, mentre la distanza punta sella manubrio è di 58 cm. Peso totale della bici 7,2 kg. Questa era la Guerciotti di Filippo Zaccanti. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere like, commentare e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!